sottoscritto questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo Baronale il patto della lettura della città di Torre del Greco. Ai microfoni di TV City l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Menzati e le docenti Felicia Di Donna e Florinda Sorrentino hanno presentato il progetto. È una giornata per noi di particolare soddisfazione, perché avendo avuto nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, il riconoscimento di Città che Legge, oggi abbiamo invitato i sottoscrittori, coloro che con noi hanno deciso di intraprendere questo percorso. Ci tengo a dire che questo è soltanto il primo passo, perché coloro che successivamente, quindi altri istituti scolastici o altre associazioni che decideranno di aderire al progetto Città che Legge, possono sicuramente farlo in un secondo momento che l'amministrazione provvederà a convocare. Il tanto atteso patto della lettura, emanato in un bando a partire da febbraio del 2020, finalmente è giunto il giorno della sottoscrizione. Sono contenta di far parte di questo grande progetto insieme a tante realtà del territorio di Torre del Greco, istituzioni scolastiche e associazioni presenti sul territorio. Qual è lo scopo di questo incontro? Realizzare sul territorio un patto locale per la lettura che raccoglie le adesioni di scuole, associazioni, case editrici, librerie. In effetti ci siamo resi conto, noi referenti del progetto, che sul nostro territorio di Torre del Greco sono numerosissime le iniziative di promozione per la lettura, che però restavano isolate. Attraverso questa rete che noi realizzeremo a partire da oggi, avremo l'opportunità di costruire insieme dei progetti che sicuramente saranno un arricchimento per la nostra città e soprattutto che porteranno un approfondimento di attività culturali e che riguarderanno tutta la comunità cittadina. Quindi auguri alla città di Torre del Greco per questo importante riconoscimento.